Venerdì 6 e sabato 7 giugno, presso l'aula di prima clinica medica del Policlinico Umberto I, si è tenuto il congresso internazionale Multimodality Imaging and Decision Making in Cardiology, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Presieduto dal professor Francesco Fedele, il convegno è stato occasione per illustrare i più recenti studi sulla cardiologia e l'alta tecnologia cardiovascolare. Questo convegno è nato, il titolo è Multimodality Imaging in Cardiac Decision Making. Che cosa succede in cardiologia? La cardiologia ha adesso tantissime tecnologie, ha la possibilità di impiegare moltissime tecnologie, anche molto sofisticate e molto costose. In questo convegno, come negli altri anni, si è voluto impostare la componente clinica correlando con quelle che sono le tecnologie e più appropriato uso di queste. In particolar modo in questa edizione si parla di morte cardiaca improvvisa nei pazienti con insufficienza cardiaca, le più moderne indicazioni all'impianto del defibrillatore, e c'è anche una sessione relativa alle correlazioni che ci sono tra la biopsia endomiocardica e la risonanza magnetica nucleare nelle forme di miocardiopatia. E poi domani, una cosa molto interessante, ci saranno delle riprese live, cioè ci saranno delle operazioni in diretta che verranno proiettate e discusse per i convegnisti. Riteniamo quindi che sia fondamentale, proprio per la maggiore appropriatezza e per il miglior uso di apparecchiature anche molto costose, il poter discutere con i colleghi e con i clinici affinché appunto l'applicazione sia la migliore possibile, sia in termini di appropriatezza tecnica per il paziente, sia anche in termini di appropriatezza economica. Questo è un convegno internazionale, addirittura, questo ci tengo a dire, quindi lavoriamo non soltanto con grossi centri universitari italiani, ne dico per tutti, per esempio ci sono dei colleghi che partecipano nel centro di Foggia, il centro di Palermo, il centro di Brescia, il centro di Trieste, il centro di Milano, ma anche colleghi stranieri, c'è il professor James Moon di Londra che si occupa di risonanza magnetica nucleare, con cui stiamo portando avanti un progetto europeo, quindi già abbiamo fatto una prima application per l'Horizon 2020, e poi c'è anche un collega della Università di Filadelfia, il professor Victor Ferrari, con cui stiamo portando avanti, che sarà visiting professor presso la nostra università, con cui stiamo portando avanti un progetto per l'applicazione ottimale della risonanza in cardiologia. La risonanza è una tecnica che è anche sottoutilizzata in cardiologia, purtroppo, perché è ancora troppo in ambito radiologico, però non ha radiazioni ionizzanti. La risonanza può essere eseguita come l'ecocardiografia quante volte vogliamo, e quello che dà come valore aggiunto è la caratterizzazione tissutale, cioè mostra quali sono le caratteristiche patologiche del tessuto patologico in alcune forme di patologia, non soltanto nella cardiopatia ischemica, nell'infarto, in cui dà l'estensione reale della necrosi miocardica, ma anche per esempio nelle forme di miocardiopatia a genesi sconosciute e di miocardite.